Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Gli esperti consigliano. Oggi, per parlare di mobilità transnazionale, abbiamo invitato Simone Charbonnier, operatrice dello sportello Mobilità Giovanile, e Elena Moussanet, operatrice Eurodissé. Buongiorno a entrambe. Ciao, buongiorno. Allora, l'idea oggi è quella di farci raccontare da voi quali sono le possibilità per le persone che decidono di fare un'esperienza all'estero. E Simone, lo sportello Mobilità Giovanile, quali possibilità è in grado di offrire? Allora, le possibilità e anche le richieste sono di diverso tipo. Si va da esperienze per giovanissimi, quindi dai 13 anni fino alla maggiore età, fino a esperienze per ragazzi più grandi. Si arriva anche alle soglie dei 35, quindi insomma le possibilità sono molto diverse, sia in termini di età che in termini di esperienza. Quindi si va da lo scambio giovanile, il campo di volontariato di 2 settimane fino a esperienze lunghe un anno. Quindi chiaramente in base alla disponibilità delle persone che fanno richiesta allo sportello di mobilità e in base anche a quello che si aspettano di fare, si ritaglia un po' l'esperienza sulla persona. Quindi fasce d'età diverse e esperienze diverse in termini di durata. Allora, partiamo dalle possibilità per i giovanissimi. Che cosa possono fare i ragazzi molto giovani? Allora, innanzitutto c'è tutta una possibilità dentro Erasmus+, che sono gli scambi giovanili. E in genere, chi è minorenne o molto piccolo, comunque, si tratta di gruppi informali di ragazzi con un accompagnatore maggiorenne e in genere si partecipa a iniziative appunto di scambio in un luogo d'Europa, quindi le diverse realtà partner, anche gruppi informali giovanili, si incontrano in un determinato luogo per minimo 5 giorni, massimo 3 settimane e ragionano, dialogano su un determinato tema di interesse comune che può andare dall'arte alla musica, lo sport, oppure temi più sociali, se vogliamo, quindi le differenze di genere, l'ecologia, in tematiche di interesse, insomma, dei gruppi coinvolti. In quel caso anche i giovani minorenni, appunto dai 13 anni, possono partecipare e essere coinvolti e dire la loro rispetto a quella tematica. E altre possibilità hanno a che fare più con i campi di volontariato. E alcuni di questi accolgono anche ragazzi minorenni, dai 14 anni in su in genere, e vanno ad operare in contesti molto diversi dove per massimo 3 settimane vanno a dare una mano in realtà diverse, con competenze di tipo diverso. E come si fa a partecipare a queste iniziative? Va bene, allora nel caso degli scambi giovanili bisogna cioè far partire un processo un po' più lungo, nel senso che un gruppo informale di giovani interessati, mettiamo, visto che adesso se ne parla anche in Cittadella dello skateboard, si riunisce e decide che vorrebbe confrontarsi con altri giovani di pari età su questo tema, cioè che senso ha lo skate, che valori può portare nel coinvolgimento dei giovani, apprendimento di nuove tecniche, no? Cioè, empowerment nell'utilizzo dello Bello, skate, non lo so, io sto sparando. bellissimo. E quindi praticamente vanno a rintracciare giovani di pari età o con esperienze magari un po' più complesse rispetto alla loro. Ci si accorda e si presenta un progetto comune di scambio giovanile su quel tema lì. Quindi, se il progetto passa, riceveranno dei finanziamenti dall'Unione Europea tramite Erasmus+, e avranno il supporto al 95% in genere dei trasferimenti e del pernottamento per vivere questa esperienza di scambio fra giovani europei. Quindi è un processo un po' più articolato, però insomma è possibile. E in alcuni casi ci sono delle realtà, delle associazioni che coinvolgono giovani singoli,
su scambi di questo tipo, quindi mettono a disposizione X posti e i giovani possono candidarsi e partecipare. Quindi c'è questa possibilità. Invece, nel caso dei campi di volontariato, sono candidature praticamente che ciascuno fa individuali e scelgono in base al periodo, in base all'ambito di intervento, in base al luogo dove vogliono andare. E ci sono delle associazioni disponibili dove hanno dei database che escono in genere in primavera. E i giovani possono indicare un po' le loro preferenze, le loro scelte e vedere quali di questi accolgono anche ragazzi minorenni. Sono di diverso tipo, non so, ambientali, culturali, sportive, più socio-sanitarie, insomma, le possibilità sono tante, è un po' dappertutto. Sì, davvero per tutti gli interessi, veramente opportunità molto varie. E per le persone invece un po' più grandi, già maggiorenni, quali altre possibilità ci sono? Allora, qui si apre veramente un mondo, come si suol dire, perché oltre alle due esperienze che ho già descritto, che sono chiaramente aperte anche ai maggiorenni, allora, gli scambi giovanili fino ai 30 anni, mentre i campi di volontariato non hanno termine, nel senso che per fortuna sono aperte anche agli over 30 e quindi c'è anche questa possibilità anche per degli adulti adulti, diciamo, di vivere esperienze internazionali, sebbene brevi, all'estero e di tipo di volontariato. E altre esperienze simili che sono dai 18 in su sono il Corpo Europeo di Solidarietà, che è un programma europeo relativamente nuovo perché è partito da un paio d'anni e nel quale è confluito anche il servizio volontario europeo, che è quell'esperienza come di servizio civile, ma anziché farla in Italia, la si può fare in uno dei paesi europei. E quindi l'opportunità di vivere un'esperienza di impegno concreto annuale è il massimo possibile in un paese diverso, con la possibilità di imparare una lingua nuova, di conoscere nuove culture, quindi diciamo che ha un atu ulteriore. In più, sia l'esperienza Erasmus+, che l'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà punta tantissimo a livello europeo rispetto alle competenze informali che i giovani possono apprendere con un'esperienza di questo tipo. E in entrambi i casi, al termine dell'esperienza, viene consegnato al giovane lo Youth Pass, che è un attestato riconosciuto a livello europeo rispetto a tutte le competenze informali, le famose soft skills, che i giovani si portano a casa da un'esperienza del genere e che possono chiaramente essere spese in qualsiasi ambito lavorativo. Quindi questa è un'altra opportunità. Dentro il Corpo Europeo di Solidarietà le possibilità sono tantissime, hanno a che fare appunto con tematiche di tipo solidaristico, appunto sociale o di impegno e possono essere sia di volontariato che di tirocinio che di tipo lavorativo. Quindi il giovane che si candida a questa esperienza può indicare una o tutte queste possibilità e verificare di volta in volta quali progetti ci sono a disposizione e partire. E oltre al requisito di età, quali altre competenze è necessario avere per poter partecipare? Allora, innanzitutto, per partecipare al Corpo Europeo di Solidarietà bisogna candidarsi come giovane nel portale proprio europeo. Quindi, lo sportello di Cittadella fa da tramite, ma poi è il giovane direttamente che si informa e si iscrive. Dopodiché, una volta iscritto, dettaglia il più possibile la sua scheda di presentazione, di modo che i vari enti e associazioni che propongono via via i progetti possano valutarlo positivamente come possibile volontario barra tirocinante barra lavoratore e quindi ricevere le offerte, diciamo. E allo stesso modo il giovane può fare ricerca, perché su questo portale ha anche la possibilità di fare ricerca nel database e vedere di volta in volta le varie possibilità che ci sono.
Tendenzialmente non bisogna avere requisiti particolari, perché trattandosi di un'esperienza di solidarietà dove il giovane si impegna in prima persona, non è necessaria una competenza di base. È vero che varierà in base al tipo di intervento che si va a fare, e quindi se uno ha più esperienza magari in campo, non so, con i disabili, per dire, è facile che venga coinvolto di più che una persona che non ha esperienze tout court. È vero che tanto fa anche come ci si presenta e soprattutto la motivazione che uno ha. Quindi anche se non ha esperienza, il fatto di essere molto motivato, può facilitare, insomma, la partecipazione in iniziative di questo tipo. Tanto più che si tratta quasi, esclusivamente di volontariato, solo, in minima parte di tirocinio, retribuito o di lavoro vero e proprio. Abbiamo parlato molto di volontariato sino ad ora, e ci sono invece possibilità di lavoro di tirocinio, progetti che prevedono la possibilità di lavoro tirocinio? Sì, ci sono sia a livello europeo che proprio internazionale. Diciamo che siamo più informati rispetto a quelli come possibilità europea, perché ci sono tutti i canali molto più dettagliati e quindi per noi è più facili da promuovere. Quello che in genere promuoviamo come esperienza di candidatura è quella di Your First Eures Job, che è come il corpo europeo di solidarietà, cioè il giovane in autonomia si candida e può andare a spulciare, a vedere un po' tutte le possibilità di tirocinio e di lavoro che sono offerte in Europa. E, Your First Eures Job praticamente paga il viaggio, l'andata e ritorno, per poter fare il colloquio. E quindi sarà poi l'azienda o l'ente che valuterà la persona a decidere se quella persona potrà svolgere tirocinio presso di loro o fare un'esperienza lavorativa che può arrivare fino a 2 anni. E poi di conseguenza valutare ulteriormente se assumerlo davvero o meno. E quindi praticamente poi l'onere di pagare la persona che andrà sarà quella dell'ente accogliente. Quindi, La persona quanti anni può avere per allora, in partecipare? questo caso la possibilità è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni, quindi in base un po' all'offerta di tirocinio di lavoro si andrà a verificare quale requisito è richiesto. In questo caso, ovviamente, saranno molto importanti le competenze e le esperienze già vissute dalla persona in fase di valutazione, insomma. Certo. Quindi, è ovvio che si tratta di un'esperienza, chiamiamola breve, dove potersi sperimentare in ambito più lavorativo. E quindi mettere in campo magari le competenze che si hanno già e sicuramente apprenderne di nuove. Rispetto invece al progetto Eurodissé, Elena, vuoi raccontarci come funziona, come si fa a partecipare? Allora, è un progetto di scambio tra regioni europee. Esiste da 35 anni, la Valle d'Aosta è una delle regioni che ha fondato il programma. È rivolto, sono dei tirocini lavorativi, quindi sono dei tirocini di un massimo di 6 mesi pagati e funziona un po' come uno scambio, perché la Regione Valle d'Aosta accoglie dei ragazzi europei e altre regioni europee accolgono i nostri tirocinanti. Si può partecipare da quando si è maggiorenni, dai 18 anni fino a 35 anni. Diciamo che le regole di partecipazione cambiano un po' da regione a regione, perché ogni regione può mettere dei paletti. Diciamo che tutte le regioni accolgono dai 18 ai 30, alcune regioni, perché appunto non funziona per paese ma per regione, questa è una cosa importante. Adesso poi
Dirò brevemente quali sono le regioni partecipanti e come si può capire quali sono le regioni partecipanti. Ovviamente vi dirò anche una mail a cui potrete scrivere per avere un colloquio in cui ovviamente possiamo poi parlare in maniera più dettagliata. Però, come dicevo prima, un progetto per regioni. Ad esempio, in Spagna sono tre le regioni partecipanti, le regioni di Murcia, la regione di Barcellona, Catalogna, la regione di Barcellona e la regione di Valencia. Regione Valenciana, ad esempio Barcellona accoglie fino a 35 anni, una decisione che ha preso la regione stessa. Ok, la cosa molto importante è quindi che ogni regione, cioè c'è in linea di massima una filosofia comune, che è quella di permettere ai giovani europei di muoversi, di imparare una nuova lingua o di migliorarla, perché Eurodissé offre 80 ore di corso di lingua gratuite, compresi nel programma, che la lingua del posto. Ad esempio, ipotizziamo che vogliamo andare in Spagna, in Catalogna. In Catalogna è ancora più interessante perché la ragazza potrà seguire un corso sia di catalano che di castigliano, quindi molto Wow, interessante, no? Per avere molto. una visione. Sono previste anche delle uscite sul territorio. Alcune regioni le fanno iniziali, ad esempio la Spagna, Barcellona, Valencia e Murcia fanno il primo mese corso di lingua. Forse sto entrando un po' troppo nel dettaglio, ma è solo per poi ritorno indietro. Però sì, il primo mese si fa questo focus, il primo mese è pagato, sono 80 ore gratuite, ma dove il ragazzo viene, la borsa di studio viene erogata comunque per il tirocinante. Quindi direi una grande opportunità perché sei pagato per stare all'estero e per seguire un corso di lingua e di cultura del territorio di solito dove andrai. Ok, la cosa interessante quindi è che è un tirocinio dove uno può andare, può proporsi in base al proprio profilo professionale o scolastico, però è un programma aperto anche a delle persone, dei ragazzi che hanno soltanto 18 anni, quindi si immagina che le competenze siano insomma quelle scolastiche, non di più. La cosa interessante è che sono così varie le offerte e alcune si possono vedere sul sito, di cui adesso vi dirò come si chiama e altre, insomma, si può poi in un colloquio si può capire in base al profilo. Come proporre ragazzo, perché ci sono la possibilità di candidarsi sia tramite offerte presenti sul sito, tramite un operatore ovviamente, cioè me o una mia collega del programma, ma ci si può anche proporre in alcune regioni con una candidatura spontanea. Questo è molto molto interessante. Si vede che il programma è un tirocinio che veramente, il cui scopo è veramente quello di far partire la persona, perché se si crea un progetto, se si crea un'offerta sulle caratteristiche della persona, cioè con Eurodissé, come anche con i progetti di Simone, è molto probabile partire. Cioè non sono dei progetti dove c'è una selezione, ma che maggiormente è mirata a capire cosa proporre al ragazzo, perché ovviamente una realtà come Bruxelles Capital ha un sistema economico, una tipologia di offerte totalmente diverse che, non so, Madeira o le Azzorre, che sono due regioni, nonché isole partecipanti del Portogallo. Mi sono un Certamente, po' quindi spiegata. mi pare di capire che la cosa più importante sia la motivazione della persona che decide di aderire al progetto. Sì. Dopodiché, sulla sua motivazione, sulle sue competenze, c'è la possibilità di ritagliare un progetto di tirocinio, dico bene? Sì, perché veramente l'Odissea può garantire stage, può permettere di partire sia a persone che magari hanno fatto una scuola tecnica, sia le superiori, ad esempio, qualcosa di tecnico, come può essere un idraulico, un elettricista, non è impossibile partire con quel tipo di professionalità, ovviamente vedendo che dall'altra parte ci sia, perché l'Odissea funziona con dei referenti regionali che sono da filtro tra il giovane e le aziende. Quindi mi immagino una persona, ma anche per una persona che magari ha un dottorato in una materia molto specifica, ad esempio nelle Azzorre, a Madeira cercano dei biologi marini. Quindi è veramente molto vario. Chiaramente ci deve essere una possibilità di mettere in contatto un tipo di professionalità, un tipo di desiderio di partire con un tipo di richiesta dall'altra parte. Non impossibile. Perché
le aziende partecipanti hanno delle risorse gratuite, nella maggior parte delle regioni sono le regioni che pagano, perché è la regione che accoglie e che garantisce una borsa di studio. Il ragazzo ha un tutor, cioè c'è tutto un rispetto ad altri, non so, penso rispetto ad Eures, che io non, nessuno me ne occupo, non conosco benissimo, però la cosa più macroscopica è che Eures, tu cerchi la tua, il tuo, giusto Simone, tu cerchi la tua offerta e poi sei abbastanza libero di muoverti. Diciamo che Eurodissé è un programma molto più seguito perché ti aiutano a trovare una casa o te la trovano. Ecco, questo è importante, la borsa di studio. Allora, ogni regione dà una borsa di studio differente in base al costo della vita nella regione in cui andrà. Alcune regioni, mi viene in mente la Spagna perché sono molte persone che vogliono andare più a Barcellona, o ti danno una borsa di studio un po' più ampia che ti permette di pagarti l'appartamento, spesso gli appartamenti sono condivisi con altre persone che partecipano al progetto, o ti danno un po' di più o ti trovano loro stesso l'appartamento, cioè per dire che sei fortemente seguito, hai un registro di stage, cioè. La cosa positiva è che sei totalmente accompagnato, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista di un progetto di stage, quindi sei certo che non andrai, cioè parti già sapendo cosa andrai a fare in linea generale, e poi quando sei lì, come anche nei progetti che ti raccontava Simone, comunque firmi un progetto di stage dove ci si impegna a farti fare, sto forse un po' straparlando, aiutatemi nel senso. Dove sei molto seguito, insomma, la cosa interessante è che mi pare si tratti di un progetto nel quale la persona è molto seguita non Molto. solo prima di partire, ma anche durante lo svolgimento del tirocinio e di tutto il progetto all'estero. Si tratta di un'esperienza, da come tu la racconti, mi chiedevo se si tratta di un'esperienza che di solito i giovani fanno da soli oppure se si costituiscano dei gruppi, che ne so, un gruppo che va a Valencia e che iniziano quindi insieme il corso di lingua, il corso di cultura, poi ognuno nella sua azienda per il tirocinio, però mi chiedevo se fosse un'esperienza individuale oppure di piccolo gruppo. Non si parte con l'idea del gruppo dall'Italia, però si formano dei gruppi perché c'è poi nel momento in cui qualcuno fosse interessato, dato che come si è potuto vedere è abbastanza vario, come anche i progetti di Simone, quindi è sempre meglio parlarsi, però le regioni accolgono per calendari di accoglienza, c'è un hosting calendar annuale, dove le regioni ovviamente cercano di far arrivare i ragazzi, perché non ci saranno solo ragazzi di Valdostano, ci saranno ragazzi di altre regioni italiane, Trentino, la Sardegna partecipa, o di altre regioni europee, facciamo finta, cambiamo che non sia più la Spagna, facciamo finta che il ragazzo voglia andare in Franche-Comté, che è una regione francese che partecipa al progetto. E la regione Franche-Comté mettiamo che abbia due periodi di accoglienza. Cioè, tutte le offerte avranno un arrivo, cioè una deadline e poi un inizio il giorno X. Quindi un gruppo di ragazzi europei si formerà. È Certo. probabile che gli appartamenti saranno condivisi con queste persone. Il corso di lingua verrà fatto insieme. Però non è un progetto pensato per gruppi che partono dal paese d'origine insieme. No, però questo secondo me è una Sì. forza importante del progetto perché non solo c'è la possibilità di fare un'esperienza all'estero in un paese, per esempio la Spagna, la Francia o altri paesi, ma all'interno del progetto c'è la possibilità di confrontarsi anche nella vita quotidiana, per esempio nella coabitazione, con giovani provenienti da altre regioni del proprio paese o da stati diversi, da nazioni diverse. Questo mi sembra una ricchezza ulteriore del progetto. Ecco, noi stiamo sognando, parlando di estero, di altrove, di luoghi lontani, però insomma non si può non fare i conti con il fatto che c'è una pandemia. E in questo momento le partenze per i progetti dei quali avete parlato sono bloccate, mi immagino. Come funziona? Ci sono delle previsioni? Si sa quando si potrà ripartire? Si possono in questo momento presentare le candidature? Sì, in questo momento siamo abbastanza in attesa, nel senso che, ad esempio,
i primi di aprile, insomma a metà aprile, è stato approvato un progetto di scambio fra operatori giovanili della Cittadella, e dall'Agenzia Nazionale ci hanno praticamente confermato che il progetto da un anno diventa di 2 anni, di modo che visto che siamo in attesa, noi abbiamo preventivato lo scambio a novembre, non si sa ancora come e quando ci si potrà muovere di nuovo, e di conseguenza tutti i programmi europei lasciano più margine per poter riorganizzare i momenti di mobilità praticamente. E tendenzialmente diciamo che la speranza è di poter cioè ricominciare con l'autunno, con settembre praticamente. Quindi in questo momento tutti i progetti che sono stati posticipati causa Covid-19 si stanno tutti spostando sull'autunno, quindi tipo le partenze del servizio volontario europeo, degli scambi giovanili, le possibilità del Corpo Europeo di Solidarietà sono tutte slittate in avanti praticamente. E alcuni giovani hanno comunque scelto di rimanere in un altro paese europeo a terminare la loro esperienza, sebbene contingentati, in lockdown, eccetera, eccetera. E quindi hanno scelto di rimanere nei paesi dove sono andati a fare l'esperienza, altri invece hanno ricevuto dalla comunità europea delle sovvenzioni ulteriori per poter tornare a casa praticamente. E quindi c'è chi ha scelto di rimanere nell'esperienza e chi invece ha scelto di tornarsene a casa. E anche in Eurodissee, giusto? Sì. E quindi sicuramente potremmo chiedere qualcosa di più magari a Eurodesk Torino, che si occupa proprio di mobilità giovanile, e a che punto siamo rispetto alla mobilità. L'Europa dice che dal 15 di giugno, quindi a breve, sarà possibile muoversi nuovamente, no? Adesso bisogna capire in che modo e rispetto a esperienze di questo tipo, che non sono turistiche ma sono proprio di vita nei luoghi dove si va, capire un po' come verranno riorganizzate, insomma, un po' le direttive dell'Unione Europea rispetto alla mobilità in generale e la mobilità giovanile in particolare. Quindi stiamo aspettando. E nel frattempo le persone possono comunque presentare le loro candidature o... Sì, assolutamente sì. Nel senso che nel frattempo ci possono essere sicuramente i colloqui. E le candidature da inviare, i progetti da scegliere, sono tutti spostati in avanti, però la possibilità, insomma, di andare a spulciare e scegliere quello, insomma, che si vuole provare è possibile, senz'altro. Sì. Allora, guardate, a questo punto io vi chiederei, vista la varietà delle offerte, vai Elena. Posso solo dire una cosa per Eurodissee, scusate. In realtà Eurodissee è previsto che venga bloccato per il periodo estivo. Cioè, adesso abbiamo ancora 2 ragazze che sono qua, in realtà una è un'altra è rimasta poi con un suo contratto di lavoro. È solo per la questione di poter fare domande. È possibile scriverci, però tutto l'aspetto invece di proporsi con le altre regioni, cioè sì. Possiamo sentirci per informazioni, ma poi è posticipato all'inizio dell'autunno, ecco, a settembre. Certo, Solo certo. quello volevo dire, che è proprio stato un po' più congelato come progetto, per quanto riguarda Ok. l'accoglienza e di conseguenza anche l'invio, Sì, perché certo. solo... Certo. E, beh, vista la varietà di offerta, vista la quantità di informazioni, vista la ricchezza di questo ambito, io vi chiederei di lasciare i vostri contatti, un indirizzo mail, un sito al quale è possibile contattarvi per prendere un appuntamento, di modo che i giovani interessati possano sentirvi poi direttamente appunto, e che voi possiate aiutarli a mettere in piedi un progetto. Vai Simone. Va bene. Allora, sicuramente andando in area scambi interculturali del sito di Cittadella oppure anche in Voci di Cittadella c'è la parte dedicata allo sportello mobilità giovanile e lì trovate tutti i contatti. Comunque sia, potete scrivere a promozione@csv.vda.it
che leggo con frequenza, per cui possiamo poi accordarci per un colloquio, per una chiacchierata che può avvenire sia in presenza presso gli spazi di Cittadella, ovviamente con le distanze, mascherine, eccetera, ma anche tramite Skype o qualsiasi altra piattaforma online possiamo fare questa chiacchierata e insomma capire un po' le possibilità e che cosa vi interesserebbe fare. Bene, e nel caso di Oro di Sé invece, Elena? Allora, per l'Odissea vi dico la mail che potete scrivere eurodissè con l'Y, 2 SEE, chiocciola 3dunion.org. Ok. La leggo tutti i giorni, è una cosa che può essere utile già per farsi un'idea, però è necessario contattare un operatore, cioè attraverso questa mail per poter proporsi. È veramente anche se uno creasse un profilo sul sito, di cui vi dirò adesso, è necessario perché la candidatura venga vista che la persona faccia un colloquio con l'operatore, per sbloccare una cosa fisica sul sito. Perché, ok. E questo lo so io. Il sito è eurodisse.eu e su Google è la prima uscita che esce il sito corretto. Bene, bene, E perfetto. basta, questo è tutto. E allora io vi ringrazio moltissimo, mi dispiace non essere in fascia perché mi avete fatto venire un sacco di voglia di partire. E vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e a presto. Anche a te, Ciao Elena, ciao, grazie. ciao Simone, ciao, grazie.